Ore 9:30, imbarco sulla Delfino Verde, andiamo a incontrare alcuni ospiti dell'hotel Sandra. Ciao, buongiorno. Ciao, voi siete dell'hotel Sandra. E ovviamente immagino che non sia la prima volta che capitate sulla costa romagnola. No, assolutamente, perché sono un po' di anni. Però l'esattezza è una ventina, dai. Non veniamo, però abbiamo mollato un po', adesso abbiamo ricominciato a venire una settimana più o meno, veniamo sempre qua. Quindi prima immagino da fidanzati, magari poi sposati, poi invece con la famiglia allargata, vero? Siamo tornati qua, sì, certo. Esatto. E siete sempre stati solo voi, diciamo, come nucleo familiare, o avete portato anche degli amici qui in vacanza? Anche amici. Ho cominciato a farti venire io con degli amici, la prima volta qui, e poi da lì abbiamo continuato. Aspetta, perché qui adesso mi viene da pensare, sei venuto solo con degli amici, da single, immagino che si sia un attimo anche vissuta la Rimini... Sì. Da single, no? Sì, esatto. Ecco, quindi ci spieghi. Non posso rilasciare dichiarazioni. Come non può lasciare dichiarazioni? Assolutamente. Beh, sarà andato nelle discoteche. Sì, tutti i soliti locali, insomma, tutto quello che c'è qua di bello da visitare, da vivere di notte, oltre che di giorno, chiaramente. Quindi ovviamente si sarà spostato non solo, diciamo, non sarà rimasto solo a Rimini. No, anche a Riccione, spostato. Varie discoteche della Riviera, insomma, no, ce ne sono parecchie belle, infatti. Poi ha creato la famiglia. E lì avete continuato. Immagino. Avete continuato a venire qui. Avete notato quindi delle differenze, diciamo, tra le prime vacanze, ovviamente da singolo, poi insomma cambia la prospettiva della vacanza. Diciamo che comunque si accontenta tutta la famiglia, cioè sia per i giovani, per i bambini, per tutte le età. Tutte le fasce d'età trovano comunque il divertimento giusto. Ovviamente poi anche in spiaggia, nelle varie strutture balneari, ci sono tante, fanno tante cose anche per i bambini, sì, certo. No? Sì, sì, è molto organizzato. Ecco, questa differenza di anni fa è molto più organizzato, secondo me. Sì. È migliorato questo fatto. Le spiagge si stanno adattando molto di più a quelle che sono le esigenze della famiglia, tipo ci sono i mini club, ho visto, c'è l'animazione, queste cose che una volta non c'erano. E anche la ginnastica al mattino, sì, queste cose. La differenza sì, ecco, voi si è vista. Voi siete attivi, partecipando, o siete turisti? No, sulla sdraio? Noi siamo abbastanza turisti sulla sdraio. Vado a correre al mattino. Colpa al bimbo. Ma non ci credo. Ma credici, vieni domani mattina. In vacanza. Sempre. E allora, e poi mi stravacco sullo sdraio a quel punto. Non ci credo, io sarei morto. Mentre tu rientri dalla discoteca, io vado a correre. Infatti, vedo qualche ragazzo. Quindi si vive praticamente anche una fascia oraria che immagino vada a correre presto, sì, no? La mattina. Ecco, magari gli altri più... tornano dalla discoteca. Esatto, no? Sì, un sì. Po', però c'è tanta gente. Delle cose diverse, non so, sì. Immagino che non ci sia nessuno in giro. No, c'è tantissima gente che corre invece. Davvero? Provaci. Non so, c'è tantissima gente che fa... Non lo so. Mi avete perché io sono anche sport. Ah, buono, allora niente, va bene, lascio perdere. No, comunque per dire anche questa cosa è molto bello perché c'è spazio per correre, è uno che ha questa passione, con la bicicletta, c'è gente con i pattini, è molto bello. Tu su tutto lungomare si può fare tutto un bel pezzo, fai con da Riccione a Rimini ce n'è. Eh sì.